piacere a tutti di passare un'oretta insieme rispetto un po' a questo argomento che a me è molto caro. E intanto mi presento, sono Luca Calzolari, sono uno psicologo, psicoterapeuta di razza supervisore per Studi Cognitivi Milano. Approfitto per salutare colleghi, tutti quelli che conosco, possibili immaginabili, colleghi psicologi, colleghi di studio, tutti. E ovviamente spero che state tutti bene, che è la cosa più importante, soprattutto in questo periodo. Quindi, come dicevo un pochino, l'idea è un po' questa, nel senso che ho pensato un pochino di utilizzare un po' questo tempo per darvi due o tre input rispetto un po' a quello che per me è un modello a cui tengo molto e che mi piace, mi interessa, lo applico molto nella clinica e in formazione. Ovviamente non sarà esaustivo, nel senso che molte cose volontariamente le ho messe, ma non per altro, perché piuttosto di creare questi 50-60 minuti di definizione di alcuni aspetti troppo caotici e troppo un po' complessi anche da definire, soprattutto sugli aspetti teorici e su dati di ricerca, li ho messi apposta. Ovviamente poi a fine incontro vi lascerò una bozza di bibliografia, nel senso su quelle che saranno un pochino i riferimenti, se volete approfondire un po' questo modello. E che altro? Nulla, quindi direi di iniziare, se siete d'accordo. Ora, è un modello essenzialmente esperienziale, quindi ha delle caratteristiche che dopo cercherò un pochino di descrivere insieme a voi. E fosse questo un contesto ovviamente vis-à-vis o comunque in aula, vi farei fare degli esercizi e se poi anche il tempo fosse stato ovviamente più largo. Ora ovviamente abbiamo 60 minuti, quindi non farò molte cose, però una cosa sì, nel senso mi piacerebbe proprio iniziare da un esercizio per cercare proprio di entrare attraverso questo nel modello ACT proprio da un punto di vista un pochino più personale. Ovviamente non ci sarà confronti, non ci sarà condivisione, nulla di tutto questo. È qualcosa che tenete per voi. Se volete provare a rispondere a questa domanda, a me non fa che piacere. Ma io penso che l'ACT riusciamo a entrarci un po' in contatto se lo facciamo più attraverso questo, che attraverso poi aspetti più teorici, che ovviamente sarà poi l'obiettivo di questo incontro. Allora, io vi chiedo, per favore, o al computer, al portatile o foglio e penna, di provare a rispondere a tre domande. Vi do 5 minuti e poi inizieremo con le slide, ma in questi 5 minuti mi piacerebbe che provaste un pochino a riflettere su quello che sarà un pochino il contenuto un po' di queste domande. Allora, io vorrei che provate un attimo a pensare a un vostro pezzetto doloroso, un qualcosa che quando lo vivete comunque vi crea un pochino di sofferenza, di spiacevolezza. Può essere appunto un'emozione o un pensiero. Steve Hayes ne parla come appunto, che è il creatore dell'ACT, come di un qualcosa che vanno lette allo stesso modo, quindi non vi preoccupate che possa essere un'emozione o un pensiero, non siamo ora a cercare di definire in maniera raffinata la differenza tra l'uno e l'altro, mentre resta che sia proprio un pezzetto proprio di esercitazione che potete fare. Quindi prendete un foglio, prendete appunto una penna o il tablet o quello che è, e per un attimo appunto provate a focalizzarvi su quello che può essere appunto un'emozione o un pensiero su di voi o sugli altri che comunque vi creano un po' di sofferenza. Ok? Questo vi chiedo. Ora vi chiedo di rifletterci un attimo, se l'avete scritto mi farebbe molto piacere perché fa parte poi
dell'esercizio dell'esercizio che faremo. Quindi che sia appunto benissimo un'emozione, che sia un io sono piuttosto che gli altri sono, va benissimo. L'importante è che abbia un po' quella caratteristica di evidente sofferenza quando un po' la provate, quando un po' vi attraversa un po' la mente, passa un po' per la vostra mente questo. E ora vi chiedo, cosa avete fatto per risolvere questo pezzetto doloroso? Quindi che sia un pensiero, che sia un'emozione, cosa avete provato a fare nella vostra vita un po' per risolverlo? Pensateci magari su quel pensiero, su quell'ansia, su quella vergogna, su quel senso di inadeguatezza. Provate un pochino a fare mente locale. Se avete un pochino, siete riusciti un pochino a venire un pochino a... Se vi è incuriosito un po' questa domanda, se avete provato un pochino a scrivere qualcosa, ora vi chiedo di provare a riflettere sulla seconda domanda. Perché secondo voi non siete ancora arrivati a una soluzione? Quindi di fatto c'è quel pezzettino doloroso, avete fatto qualcosa, avete provato a fare qualcosa, però evidentemente non ha avuto esito positivo. Secondo voi perché? Ora, l'ultima domanda. Vorrei che poi, ora provate un attimo a pensare, sempre rispetto a quel pezzetto doloroso, quindi a che cosa avete fatto per risolverlo, al perché non siete arrivati a una soluzione, vi chiedo che cosa vi ha impedito di fare nella vostra vita? Quell'ansia, quella vergogna, io ripeto quello di prima perché... possono essere assolutamente dei pezzetti dolorosi di nostri. Se c'è qualcosa che vi ha impedito di fare, che sia un'esperienza, che sia dei comportamenti, delle scelte di vita più o meno importanti. Ok. Chi ha voluto scrivere qualcosa, grazie. Chi non l'ha voluto, uguale, va bene uguale. Chi semplicemente ci ha riflettuto un attimo, mi fa molto piacere. Quello che vi chiedo è di conservare queste risposte o queste riflessioni in quello che sarà un pochino oggi in questo incontro, perché poi magari ritornerà un pochino fuori. Diciamo che per me questo è un buon modo per entrare dentro un po' il modello ACT. Ok, ora, come dire, abbiamo fatto un po' più il pezzo bottom up, ora facciamo un po' più il pezzo del top down, nel senso facciamo un po' il pezzo un pochino più di definizioni che ci interessano un po' per inquadrare un po' questo modello. Intanto, ora sì, possiamo un po' definire un po' il programma di oggi, questo incontro. Quindi, che faremo insieme? Beh, come dicevo prima, nel senso che quando ho cercato di definire un po' quest'ora, ho dovuto fare delle scelte, no? E anche il termine scelta può rientrare poi spesso in questa chiacchierata. Scelte cosa vuol dire? Intanto, dopo quell'esercizio che abbiamo appena fatto, dobbiamo un po' definire un po' di cosa stiamo parlando. Cos'è l'ACT? O perlomeno, tra le varie definizioni, quella dal mio punto di vista è più esplicativa del modello. Poi cercheremo un pochino di descrivere un po' quali sono state le caratteristiche del modello, ok? Le caratteristiche, anche lì farò delle scelte.
farò delle scelte soprattutto rispetto ad alcune caratteristiche del modello. Il tempo è quello che è. Cerchiamo di dare una definizione generale, ma poi cercheremo di descriverne alcune di pezzetti. E l'altro è cercare anche di capire da un punto di vista più clinico come possa essere utilizzato all'interno di quel modello di concettualizzazione sviluppato da studi cognitivi che è la Libet. Non starò ovviamente a descrivervi cos'è la Libet, se non che appunto spiega la sofferenza attraverso delle coordinate ben precise, quali possono essere appunto i piani e i temi delle persone, della persona, però non ce la farei proprio di tempo, ma poi giustamente sarebbe molto ridondante per voi, quindi non sarebbe funzionale per questa chiacchierata. Però cercheremo di capire come questo modello possa entrare, quello sia all'interno un po' di quello strumento che è la Libet. Il contesto è quello di ragionarci insieme, nel senso che io ho cercato di programmare un po' questo incontro affinché io possa fare un po' di slide prima generali di contesto e poi un po' più specifiche su alcuni aspetti e poi più sull'aspetto clinico e poi darvi un 30 minuti, 20 minuti, quello che è, non lo so, vediamo da dove si arriva, per se qualcuno ha voglia di fare delle riflessioni, se ha voglia di fare delle domande, senza problemi, a me fa piacere, ci si ragiona insieme, figuriamoci. Vi dico subito che l'aspetto più teorico, l'aspetto di ricerca, ho volontariamente scelto di non inserirlo perché diventava veramente troppe slide, diventava troppo caotica come cosa. Invece mi piaceva un po' piccole cose, ma ragionarci un po' di più insieme. Dunque, definizione: Acceptance Commitment Therapy, sviluppata alla fine degli anni '80 da Steve Hayes, è basata sull'idea che la psicopatologia sia il prodotto di tentativi controproducenti di evitare o sopprimere stati interni. Boom, tutti insieme. Pensieri, emozioni, sensazioni corporee. E questo è importante perché già nella definizione, se voi ci pensate, intanto colloca l'ACT all'interno di quello che è poi definita un po' la terza ondata, fondamentalmente, no? In cui l'obiettivo del modello della terapia non è modificare il contenuto del pensiero, non sentirete mai in questo incontro il disputing come strumento per utilizzato nell'ACT, ma imparare a gestirlo, quindi il rapporto con esso, quindi proprio terza ondata, attraverso alcune tecniche, non ultima ad esempio quella della mindfulness. Però torniamo sulla definizione. La psicopatologia è il prodotto di tentativi controproducenti di evitare o sopprimere stati interni. E questo è interessante se voi ci pensate, perché se voi pensate prima all'esercizio che abbiamo fatto, e più in generale per chi ha esperienza clinica, chi non ha esperienza clinica, beh, questo è un qualcosa che noi ci troviamo spesso ad avere a che fare con i pazienti, ma spesso noi è un qualcosa che ci portiamo avanti, nel senso che quel nostro rapporto indesiderato verrebbe da dire rispetto a sensazioni, emozioni, pensieri e la lotta con esso, no? La lotta che noi, altro termine che ripercorrerò molte volte oggi, la lotta che noi attivamente portiamo avanti rispetto a qualcosa che non ci piace di noi, essenzialmente, ok? E questo è importante perché è il nucleo della psicopatologia per l'ACT, che è nell'acronimo terapia dell'accettazione e dell'impegno. Poi vedrete il perché vi sono questi due aspetti così importanti. Però a me quello che interessa è ora farvi vedere come essenzialmente il focus, il punto centrale è la sofferenza è spiegata in base al fatto che io lotto con qualcosa che non piace di me, essenzialmente è un po' quello. E quello è il pezzo centrale. Vi dico subito, per i colleghi che hanno a che vedere un po' con con cui ho parlato con questi anni di ACT, spesso ve lo dico subito come spoiler, che riporterò un po' di cose che già ho parlato quando parlo di ACT,
quindi se sentirete un po' una ridondanza in questo vi chiedo scusa da subito, ma perché per me sono gli aspetti centrali su cui mi piace tornare quando spiego l'ACT. Quindi, il prodotto di tentativi controproducenti di sopprimere stati interni. Chi è un po' nella, chi appunto sta studiando, si è formato nella CBT, non può di fatto non pensare un po' a una distinzione abbastanza marcata, che ha a che vedere essenzialmente con l'ego-sintonia e ego-distonia, se voi ci pensate ancora meglio, col problema secondario. E nell'ACT questa cosa qui è centrale, perché di fatto discrimina essenzialmente due tipi di dolore. Uno, quello che si chiama appunto dolore pulito, quello che non può non essere esperito in una specifica relazione, una specifica esperienza, e il dolore sporco, quello prodotto dalla mente che tenta di combattere e di eliminare una normale reazione emotiva di sofferenza. Qui c'è l'ACT, come vi dicevo prima, no? Nel senso, se voi ci pensate ai tentativi che voi avete fatto, perché lo facciamo tutti, no? Di sopprimere una determinata sensazione, di gestire un pezzo doloroso, è il problema secondario, essenzialmente, detto proprio dell'ACT, cioè il problema del dolore sporco, cioè tutto ciò che noi facciamo per lottare, eliminare qualcosa che non ci piace. Lì c'è la psicopatologia. E ora, mi dispiace chi già l'ha sentito, però non posso non dirvi, citarvi chi invece per me lo spiega molto meglio in quest'ottica qui. E questo è Gattuso. Gattuso, fondamentalmente sapete tutti chi è, non vi sto a fare l'excursus di Gattuso, giocatore di calcio nazionale, e nel 2006, finale dei mondiali, è successa una cosa molto bella dal mio punto di vista, che spesso penso descriva molto bene cosa sia il dolore sporco. Finale dei mondiali in serata, la mattina c'era l'allenamento di calcio dell'Italia, Gattuso venne invitato per la conferenza stampa e che successe? Successe che appunto quando lui apparve in conferenza stampa era molto agitato, molto irrequieto, molto, si vedeva che non aveva dormito. A che un giornalista gli chiese come si sentiva, e Gattuso, in un lessico dal mio punto di vista molto genuino e molto anche azzeccato, descrisse quello che era essenzialmente il suo stato emotivo, che non aveva dormito, era molto agitato, in ansia, era andato in bagno non so quante volte, a che un giornalista gli fece una domanda, dal mio punto di vista da CBT, da accertamento proprio CBT, molto bella dal mio punto di vista, la risposta di Gattuso, che spiega dal mio punto di vista molto bene cos'è l'ACT. Gli chiese il giornalista: ma come ti fa stare quest'ansia? Non ti dà un po' noia? Nel senso, non è un problema per te avere quest'ansia? Fondamentalmente andava a accettare il secondario, se ci pensate. Risposta di Gattuso, lo guardò fisso negli occhi e disse: sai quanti anni ho io? Boh, 30. Io ho 30 anni che aspetto di avere quest'ansia. Perché essenzialmente quest'ansia mi dice che sono a, boom, 6 ore dal sogno di una vita. Ok? E quindi vedete la distinzione dolore pulito, dolore sporco. Dolore pulito è quell'ansia, e dolore sporco, essenzialmente Gattuso avrebbe potuto dire: no, è un qualcosa che non voglio, è un qualcosa che non devo provare, mettiamoci altri pezzi, è da fragili per essere ansiosi. E invece quello che disse fu un riconoscimento, un'identificazione dell'ansia, aveva un senso quell'ansia, aveva un senso all'interno di quello che era il suo percorso, ok? E quindi fondamentalmente non divenne in quel momento lì per Gattuso un problema secondario, ok? Ma di fatto una legittimazione di un'emozione. Gli dava spazio, gli dava, era disponibile a provare quell'emozione, ok? In vista evidentemente di un qualcosa per lui molto importante, che rappresentava un pezzo fondamentale della sua vita. Qual è un po' il modello dell'ACT? Il modello Hexaflex, vi ho riportato un pochino quello che è lo schema, e che di fatto ha due macro aree.
Ok, come vedete sono sei pilastri, sono citazione, diffusione, se come contesto, azione impegnata, valori e contatto col momento presente. Però possiamo benissimo anche suddividere questi processi in due macro aree, che sono essenzialmente quelle della citazione, quindi processi specifici rispetto a quello che è l'area proprio dell'acceptance, quindi della citazione, e invece quelli del commitment, che sono invece quelli rispetto ai valori e rispetto all'azione impegnata. Ora, qual è il nucleo, l'obiettivo centrale nell'ACT? È quello che vedete in mezzo, che è la flessibilità. Ok? Cioè, tutti i processi lavorano in sinergia e questo è fondamentale perché noi non lavoreremo mai, perché ovviamente è interessata all'ACT, sull'accettazione senza lavorare contemporaneamente anche con i valori, e poi lo vedremo. Non lavoreremo mai con i valori senza lavorare sull'azione impegnata e così via. Quindi è un qualcosa che lavora contemporaneamente verso un obiettivo. E l'obiettivo è la flessibilità psicologica. Ma che è la flessibilità psicologica? Cioè la capacità di essere in contatto con il momento presente, di generare varie risposte ad un problema, desistendo se inefficace, ma anche di persistere in comportamenti orientati dai propri valori. Boh, questo è l'obiettivo. E quando noi siamo incastrati in quella lotta, come dicevamo prima nell'esercizio principale iniziale, la flessibilità diventa inflessibilità. Siamo più orientati a difenderci da qualcosa, da un'emozione, da qualcosa che ci fa male, rispetto a orientare le nostre scelte, i nostri comportamenti verso qualcosa di importante. Ok? E infatti, se voi ci pensate, cioè, l'aspetto comportamentale è molto importante nell'ACT, tant'è che per quanto l'ACT sia un acronimo che ha a che vedere appunto Acceptance, Commitment, Therapy, di fatto è anche un verbo, nel senso che ha a che vedere proprio con l'azione, con l'agire. Persistenza di comportamenti orientati dai propri valori. Considerate questo perché è importante dal mio punto di vista, perché molte volte, se voi ci pensate, noi abbiamo di fronte persone in prima visita, proprio nel contesto clinico, ma anche no, nel senso, in cui l'obiettivo, quando noi chiediamo un po', ok, su cosa vogliamo lavorare un po' insieme, è quello che dicano 99 volte su 100, estremizzando, ovviamente, mi tolga quell'ansia. Mi tolga quell'ansia, penso sia uno degli obiettivi che più riportano pazienti, soprattutto ovviamente dell'area ansiosa, ma che fanno capire quanto in loro è molto caratterizzato un po' quella lotta, quel non voler provare quell'emozione, ok? Però anche lì, vuoi che il terapeuta ti aiuti nel non provare qualcosa, ma su cosa vogliamo andare? Verso dove vogliamo andare? Ok? E questo, se voi ci pensate, dal mio punto di vista è la più grossa differenza rispetto alla CBT. L'ACT non è una terapia sintomatica, non lavora sul sintomo. Ok? L'ACT lavora su quello che c'è al di là del sintomo. E lo vedremo quando c'è l'aspetto dei valori. L'aspetto dei valori che nella Libet vedrete che è un aspetto molto importante, però che essenzialmente, veramente, nelle nostre terapie, dal mio punto di vista, è l'aspetto centrale. Ok, lavorare sull'ansia, lavorare su quella vergogna e tutto, ma che c'è al di là di quella lotta? Cos'è per te importante? E questo la CBT spesso l'ha messo un po' in secondo piano, si è focalizzata con grande successo, le evidenze lo dicono, rispetto all'intervento ovviamente sintomatico, all'intervento sui sintomi, i protocolli, tutte quelle che sono un po' l'intervento sull'aspetto di sofferenza. Però appunto, nel senso che il nostro obiettivo nell'ACT è essenzialmente
e poi lo vedremo con le metafore, andare verso qualcosa che sia, vi ripeto, al di là di quello che può essere la sofferenza che ha vissuto quella persona fino a quel momento. Ci sono tante metafore. Io vi ho scritto questa perché è quella a cui sono affezionato e che dico più ai pazienti quando descrivo un pochino l'ACT, e soprattutto farvi vedere quanto l'ACT, come vi dicevo prima, in sinergia lavora su tutti i processi. Provate per un attimo a ascoltare queste parole e provo a starci un pochino dentro questa che è questa metà. Provate a viverla un pochino dentro. Immagina di essere l'autista di un autobus su cui viaggiano diversi passeggeri. Questi passeggeri sono i tuoi pensieri, emozioni, sensazioni, ricordi. Alcuni di questi sono brutti e spaventosi, vestiti da teppisti e con dei minacciosi coltelli a serramanico. Cosa accadrebbe se i passeggeri brutti che si sono messi a sedere in fondo all'autobus iniziassero a minacciarti, a intimarti di andare da una parte piuttosto che dall'altra e a gridare che se non fai ciò che dicono verranno lì da te? Pensate all'esercizio iniziale. Potresti metterti a litigare con loro per cercare di farli scendere. Per far questo dovresti bloccare l'autobus, però. Questo significherebbe smettere di andare nella direzione desiderata e dovresti fermare solo per cercare di discutere e di scacciare i passeggeri molesti. Il problema è che si tratta di individui estremamente determinati che non hanno nessuna intenzione di scendere dall'autobus. Se voi avete mai vissuto queste, veramente in realtà questo, figuratevi a passeggeri molesti, sapere che l'autobus viene fermato per loro, che rinforzo possono avere rispetto a quello e quanto questo possa riportarli il giorno dopo a continuare a offendere, se tanto sanno che da quelle parole può cambiare il comportamento di una persona, in questo caso dell'autista. Alla fine si potrebbe arrivare a una sorta di compromesso in cui loro stanno seduti in fondo, in modo che tu non sia obbligato ad averli davanti agli occhi, ma in cambio sei costretto ad andare nella direzione che vogliono loro. E nel giro di poco tempo non c'è neanche più necessità che ti dicono esplicitamente dove girare e quali strade evitare. Lo sai già, ancora prima che parlino o gridino, e così anticipi automaticamente le eventuali proteste e ti dirigi direttamente dove sai che i passeggeri molesti pretendono tu vada. Anzi, col passare del tempo puoi quasi convincerti che quella è esattamente la direzione che volevi prendere. Che sì, era proprio lì che desideravi andare. Sai in cosa consiste il potere che questi individui hanno su di te? Beh, è basato esclusivamente sulla seguente minaccia. Se non fai come ti ordiniamo, noi veniamo lì e ti costringiamo a guardarci. In realtà non c'è molto più di questo. Anche se è vero che quando ti si parano dinanzi appaiono molto minacciosi e sembra che possano fare chissà cosa, con i loro coltelli e con il loro aspetto da teppisti. Ed è proprio per evitare che si avvicinino troppo che arrivi a fare quel patto estremamente svantaggioso per te, in cui tu muovi solo nelle direzioni imposte da loro, illudendoti magari che con il passare del tempo queste siano le tue scelte. Tu sei l'autista dell'autobus, ma finisci per cederne il controllo, patteggiando segretamente con quegli odiosi passeggeri. Sai qual è il paradosso? Che per cercare di tenere sotto controllo la situazione, in realtà hai perso talmente il controllo del mezzo. Vale la pena notare che quei loschi individui asseriscono di poterti distruggere se non vai dove ti intendono di dirigerti. Questo non è mai successo. Il potere che loro hanno è solo delle loro minacce. Sei te l'autista dell'autobus. È interessante se voi ci pensate questo, perché come vi dicevo prima, è proprio basato sul criterio di scelta, cioè noi talmente siamo abituati a fare qualcosa per non provare quelle sensazioni, e questo succede molto spesso nella clinica con i pazienti, se ci pensate, tanto più non sappiamo neanche dove vogliamo andare. Pensate a pazienti in cui veramente è poco rappresentato dove vuole andare quell'autobus, pensate ai pazienti in asse 2, in cui loro veramente vi è uno strutturarsi di quello che può essere un non provare determinate sensazioni, determinate emozioni, determinati stati di vuoto e quanto questo li porti a creare uno stile relazionale
pensare magari il disturbo dipendente, per dirne una, no? E quanto questo diventi veramente egosintonico, ok? Diventi una loro espressione genuina di funzionamento, in cui di fatto non hanno più neanche la scelta di poter fare alternativamente. Una metacredenza, se voi ci pensate, no? Cioè io mi sento costretta a fare quello. Come inizia la terapia dell'ACT? Per quanto avete visto prima, in realtà coinvolga tutti i processi insieme. Avete visto nella metafora dell'autobus in cui ci sono tutti, c'è il discorso dei valori, c'è il discorso dell'azione impegnata, c'è il discorso dell'evitamento, del controllo. La prima fase consiste nel far riconoscere al paziente che tutti i tentativi che ha messo in atto finora per risolvere gli stati emotivi non hanno funzionato. Quindi fargli prendere contatto con i costi e la disfunzionalità. Vi ricordate la prima domanda che si diceva prima? Perché non siete riusciti a raggiungere una soluzione? Uguale. Questo è l'evitamento emozionale. Vedete? Per evitare di andare da una parte, cerca continuamente di girare in tondo per cercare di evitare quell'emozione. Una metafora che si usa molto spesso è quella del tiro alla fune. Immagino di stare tirando la fune con un mostro che provoca un'enorme ansia. Tu stai tirando più forte che puoi e il mostro continua a tirare sempre più forte. Quello che generalmente fai è ingaggiare una prova di forza con il mostro, con il risultato di bloccarti. Pensate un po' a questa metafora, nel senso che quanto nel momento in cui siete agganciati a quella lotta, di fatto che succede? Perdi di vista totalmente quello che può essere in quel momento delle cose belle per te, delle cose importanti. Se voi ci pensate, quando tiriamo la corda contro un avversario, non è che abbiamo molto in testa cosa c'è intorno a noi, se possiamo bere una birra con un nostro amico lì vicino. Siamo troppo impegnati a fare quello, ok? Quindi l'ACT fondamentalmente ci dice di provare non a eliminare quel mostro, ma di fargli vedere quanto quella lotta con quel mostro non fa che creare quel dolore sporco di cui facevo riferimento prima, cioè la sofferenza. Fateci caso rispetto a prima, quello che vi dicevo rispetto a quell'esercizio, quello che avete provato a fare e quanto sia costata quella lotta lì, quanto sia costato evitare quelle scelte di vita, piuttosto di comportamenti che volevate magari mettere in atto, ma che vi avrebbe fatto accedere a quella sensazione dolorosa. Quella è tutta lotta, eh? Ecco, pensate un pochino ai costi di quella lotta. Pensate anche a cosa vorreste fare se non foste costretto a lottare. Che persona vorreste essere? Se provaste a mollare quella corda, che fareste della vostra vita? Veramente, nel senso, quali sono concretamente le azioni? Perché questa domanda qui, se ci pensate, dal mio punto di vista, poi ovviamente, è molto complessa in psicoterapia, perché spesso se una persona è abituata a lottare con quel mostro, sapere cosa può fare se molla quella fune è complesso, nel senso che spesso è complicato per quella persona rappresentarsi degli scopi di vita alternativi, tanto quella persona è centrata su quell'antiscopo, su quella lotta. Questo è l'aspetto, dal mio punto di vista, che è l'ACT. L'ACT è esattamente questo. È l'aspetto, la sottolineatura, la centratura sull'aspetto valoriale. I pensieri ci parlano della nostra vita, di come viverla. Ci dicono come siamo, dove dobbiamo essere, cosa fare e cosa evitare. Sono storie su di noi stessi, come guardiamo il mondo. Sono formate la nostra vita. Ecco, il concetto chiave, uno dei concetti chiave dell'ACT è la workability, nel senso che è quanto quel pensiero non sia vero o falso, ma quanto sia utile. Cioè, se prestiamo attenzione a questo pensiero, questo ci aiuterà a costruirci una vita che vogliamo? Quindi vedete anche il focus attentivo, no? Che è proprio sulla terza ondata, fondamentalmente un aspetto caratterizzante della terza ondata. Quindi è proprio sull'aspetto proprio più essenzialmente pragmatico, no? del pensiero.
Se è utile questo pensiero, è utile per creare una vita degna di essere vissuta, allora sì, lo possiamo utilizzare. Uno dei pilastri, dei processi più importanti è quello appunto della fusione cognitiva, che è la tendenza che tutti noi, nel senso non solo in clinica, abbiamo di aderire ai contenuti dei propri pensieri, rimanendone catturati. In uno stato di fusione, i nostri pensieri dominano i nostri comportamenti. Crediamo al significato letterale di essi, aderiamo al loro contenuto, attribuiamo loro il 100% di credibilità e agiamo in base a essi. Neanche ci accorgiamo del perché lo facciamo, come vi dicevo prima dell'autobus. Siamo abituati a che quell'autobus non vada in una direzione, ok? Perché ci dobbiamo difendere da quel pensiero. Quindi non c'è più neanche la scelta. La scelta in questi casi qui è essenzialmente il primo pezzetto, se voi ci pensate, fondamentale, cioè di rendere quell'automatismo, che poi ovviamente non è certo la scoperta dell'ACT, questo pezzo qui, però. È funzionale, poi ha un intervento più di disputa, ad esempio, in questo caso diventa fine a se stesso, per cercare poi di fare quel lavoro più centrato sul. Ho visto la connessione stabile, scusate, mi ho interrotto per quello, spero non sia stato un problema. Rispetto ai valori. Facciamo un esempio. Un paziente con ansia nei contesti sociali che pensa se andassi a quella festa farò una figuraccia, tutti rideranno di me, verrò umiliato. Se andassi a quella festa farò una figuraccia, tutti rideranno di me, verrò umiliato. Crede alla verità letterale di questi contenuti e quindi secondo voi che farà? Molto probabilmente, boh, possiamo fare delle ipotesi, nel senso né più né meno, ma ad esempio si relazionerà a questi pensieri come se stesse descrivendo la realtà. Il pensiero è la realtà. Il paziente quindi agirà facendosene guidare. Ad esempio, eviterà quelle situazioni. E tale comportamento andrà a sua volta a confermare quelle stesse credenze di incapacità che sono parte del disturbo stesso. Ok? Quindi tanto io mi fondo con quel pensiero, tanto più il mio comportamento di fatto sarà conseguenza tanto a quanto io riterrò vero quel pensiero. Questo nell'ACT ha proprio l'obiettivo di cercare di diffondersi rispetto a questo. Ci sono tutta una serie di tecniche, ovviamente. Imparare a notare i nostri pensieri, immagini, ricordi, riconoscendo più quelli che sono, prodotti della mente. Guardando la propria esperienza da una posizione decentrata. Ad esempio, questo è uno, ma c'è tantissimo. Una volta si è consapevoli di un disturbo, di un pensiero disturbante, ad esempio, quello che pensate a quel pezzetto doloroso, a quel pensiero di io sono inadeguato, ad esempio. Una volta individuato quel pensiero, lo si ripete mentalmente, preceduto dalla frase sto avendo il pensiero che io sono inadeguato. Ok, questo è, vi ripeto, è una cassetta degli attrezzi l'ACT nei vari processi, quindi sono tanti gli esercizi sui processi. Questo è uno, è un altro molto bello quello sulle foglie, non l'ho fatto perché ha bisogno di tempo e purtroppo non lo abbiamo, quindi era semplicemente farvi semplicemente vedere un po' il razionale che guida un po' questi interventi. Che è quello essenzialmente di diffondersi. Però ricordate, io mi posso diffondere, quindi posso mollare quella lotta, posso accettare di mollare quella lotta se so qual è quel valore su cui andremo ora a capire un pochino meglio cosa si intende, tale per cui comunque io possa tollerare, accettare anche di vivere un'emozione magari negativa in virtù di andare verso qualcosa. Che però evidentemente è un qualcosa per me importante.
L'accettazione ovviamente che ha a che vedere con il contrario del levitamento esperienziale, cioè della lotta essenzialmente, no? L'accettazione ci sono tantissime definizioni, non nasce ovviamente dall'ACT, però ha a che vedere essenzialmente con io uso in clinica quello proprio di mollare la presa, quello smettere di combatterci, di aprirsi a quella sensazione, ok? Ricordatevi quello che è il dolore sporco, lì andiamo a lavorare. Quindi in quest'ottica qui vuol dire proprio fare qualcosa che vada a aiutare la persona a mollare quella lotta che nell'ottica ACT è la psicopatologia, ok? ACE, accettazione significa disponibilità ad esperire ciò che si sta sperimentando pienamente e senza difese. Ok? Un costrutto ovviamente che ha una storia, quindi ci mancherebbe che voglio anche andare ora a approfondirlo, però spero che vi torni nell'ottica dei processi ACT, quindi in quest'ottica qui proprio l'accettare di aprirmi a quel dolore in virtù di un qualcosa per me importante, che evidentemente in quella lotta mi ha privato di energie, anche a livello corticale, no? Di rappresentarmi cosa per me essenzialmente vale la pena. Oh, i valori, e questo è l'aspetto su cui volevo un attimino fermarmi. Quel termine valori, nell'ACT si intende qualcosa di diverso dagli obiettivi a breve termine, dalle aspirazioni concrete e dalla morale. Potremmo definirlo come qualità della vita desiderata a lungo termine. I valori riguardano il fare e non uno stato emotivo da raggiungere. I valori sono delle direzioni verso le quali continuiamo a procedere, mentre gli obiettivi sono ciò che desideriamo conseguire lungo la via. Ecco, la metafora più chiara è la bussola. Noi dobbiamo capire qual è il valore importante di quella persona, e se voi ci pensate, il valore per quella persona, una volta che viene individuato, rimanendo nella metafora della bussola, fosse il nord, se voi ci pensate, non raggiungiamo mai il nord. Noi possiamo sempre fare qualcosa per andare in quella direzione, e questi sono gli obiettivi. Banalmente matrimonio, laurea, specializzazione, figlio, quello che volete voi. Obiettivi, io posso raggiungerli e posso capire quando sono raggiunti, ma quello non è un valore. Il valore è ciò che guida quegli obiettivi, quindi il nord in quest'ottica qua, ok? Quindi se io voglio essere per esempio una persona responsabile, una persona che possa essere appunto una persona anche rassicurante, poi lo vedremo quelli che sono un po' dei valori che possono essere, però sono qualità della persona, e la qualità per definizione è un qualcosa su cui io posso sempre, ricordate la parola chiave, scegliere di fare qualcosa verso quella direzione. Magari non lo faccio, va benissimo, ma perché scelgo di non farlo, ok? Quindi essenzialmente la differenza essenziale tra valori e obiettivi è quello. Il valore ha, se mi permettete, una data di scadenza, ok? Il valore è un qualcosa di più, è un qualcosa che essenzialmente guida la nostra vita in una direzione o in più direzioni. Viktor Frankl, che era uno psichiatra austriaco, che purtroppo fu recluso nei campi di concentramento, visto appunto quell'esperienza, scritto un libro bellissimo, ricordo, lo disse, nel senso che le persone che erano detenute nei campi di concentramento, le persone che che sopravvissero da quei campi, non sopravvissero le persone più forti. Lui lo scrisse una volta. Sopravvissero le persone che avevano degli obiettivi, dei valori tali per cui quella sofferenza immane potevano riuscire a tollerarla. Quindi è un qualcosa che era al di là di quella sofferenza, ok? Lui diceva, possono sopravvivere quelle persone che evidentemente una volta finito quell'atrocità hanno qualcosa che sa che li può essere per loro importante, e quello li guida a sopportare quello che è il dolore assurdo di quei momenti,
Una domanda che ha a che vedere proprio con la bacchetta magica, no? Che viene utilizzata nell'arte. Come si comporterebbe? Cosa farebbe se ottenesse incondizionatamente tutto l'amore, affetto e rispetto che desidera? Quindi vedete, nel senso, come si comporterebbe? È orientato all'azione, non tanto un essere più felice. Quello è uno stato emotivo, è un qualcosa che non ha a che vedere con l'azione. Posto che lei, detto appunto, non debba più combattere con quel mostro. Diciamo che, boh, immaginiamo che l'inadeguatezza non sia più un problema, giusto per fare un esempio. Che farebbe della sua vita oggi? Qual è la prima azione che farebbe? Alcune domande per chiarire i valori. Cosa vorrebbe fare se non fosse schiavo della lotta? Che tipo di persona vorrei essere? Come vorrei trattare me stesso e gli altri? Ecco, che tipo di persona vorrei essere? Questo, se voi ci pensate, spesso le persone che noi vediamo in clinica, questa roba qui non ce l'hanno rappresentata. Magari nasce uno, può essere anche rappresentato, nasce due, non è rappresentata. È molto difficile perché? Perché in quel momento il piano di vita, se mi permettete, non è terminologia Libet, è talmente centrato in quella persona, è talmente sintonico, ha talmente delle metacredenze positive, diciamo così, tali per cui, nel senso, io in quel momento lì devo essere in un certo modo, sono schiavo di quel tipo di comportamento. Ok? Perché? Per evitare l'accesso, evidentemente, a un dolore. Facevo degli esempi, no? Non c'è una qualità giusta o sbagliata. Se voi vedete, io ho fatto degli esempi, riprese, insomma, essere protettivi, essere laboriosi, essere impegnati, essere leali, essere generosi, essere tenaci, non c'è un giusto o sbagliato. Ma quello che voglio farvi notare è che ognuna di queste qualità, intanto, ha a che vedere evidentemente con una qualità della persona, e poi essenzialmente non ha mai una data di scadenza. Ok? Quindi è questo l'aspetto per me più importante, in cui di fatto ognuno di noi può fare qualcosa in quella direzione lì anche quotidianamente. Essere disciplinati, linea una. Cosa concretamente potrei fare oggi per avere quella qualità? Se avessi qualità, cosa potrei fare oggi? Ok? Quindi riportiamo sul commitment, che è questo, cioè scegliere continuamente di impegnarsi in azioni nella direzione dei propri valori personali. Nonostante le emozioni difficili, perché vi ricordo, mollare la lotta vuol dire aprirsi a quelle emozioni, ok? Quindi riguarda la pianificazione, l'esplicitazione, la messa in atto. Quindi concretamente, cosa potresti fare oggi che sia espressione di quel valore? Concretamente, l'avverbio è importante. Perché quando il paziente dice sarai più tranquillo, per me non vuol dire nulla. Vuol dire nella misura in cui commitment è azione, è impegno, è un fare qualcosa nella direzione di qualcosa di importante. Se hai mollato quella corda, cerchiamo di capire dove puoi utilizzare quelle energie invece che difenderti da quel dolore. Oh, un attimo su quello che è Libet Act, abbiamo messo a scuola di Firenze, abbiamo fatto un lavoro proprio riguardo un pochino all'utilizzo delle tecniche di modelli all'interno un po' di quello che è il modello di funzionamento Libet. E se voi ci pensate, l'Act è essenzialmente su tre aree. Quindi, quello che riguarda, anzi quattro, scusate, c'è poi anche questo dei nuovi scopi, ecco qui, sì. Quindi tutto sull'intervento non sintomatico, ok? E come vi dicevo prima, non è una terapia sintomatica. Per quanto stiano uscendo dei protocolli, ho letto quello sul DOC, sull'AS1, sulla sintomatologia in acuzia, però essenzialmente l'ACT è pensato per altro. Ok? Quindi l'ACT è pensato essenzialmente per l'ultimo pezzo, cioè costruire nuovi scopi di vita, ma questo vuol dire essenzialmente attraverso quello che è un tollerare quel dolore. E ad esempio l'ACT e il Libet, per
esempio, ha a che vedere sull'azione dei piani attraverso appunto l'utilizzo di metafore, delle tecniche di fusione, ok? Quindi decentramento rispetto a quello che è il devo essere bravo Luca, devo essere prestante, devo tutto quello che sono gli aspetti ascrivibili al piano, ok? Io non ho fatto l'esercizio delle foglie perché appunto per problemi di tempo, però anche questo è un esercizio dal mio punto di vista molto bello che viene utilizzato in una maniera molto simile anche nell'MCT di Wells, però qual è la differenza fondamentale? Che l'MCT, in maniera tra l'altro molto molto efficace, essenzialmente ha come focus il sintomo, quindi l'aspetto rimuginativo ad esempio, no? Quindi la stessa tecnica ha un razionale diverso, la tecnica nell'MCT viene utilizzata su una sintomatologia, che ad esempio appunto il discorso del rimuginio piuttosto della ruminazione, per fare esempio. Qui no, qui è un utilizzo di un decentramento non in virtù di un sintomo, ma in virtù di un qualcosa che essenzialmente in quel momento sta creando un ostacolo per capire cosa c'è al di là, valori. Ok? Per fare questo dobbiamo un pochino decentrarci. E qui ci sono tanti, continuo a dire, le metafore. Ma perché le metafore? Perché il paradigma teorico che è alla base, la riflettiva, alla base dell'ACT, è appunto, parla proprio come appunto l'aspetto centrale è quanto le reti verbali di fatto privano il soggetto di un accesso diretto all'esperienza. E quindi aiutare la persona a bypassare, oltrepassare la concettualizzazione verbale per poter avere un accesso diretto essenzialmente alle esperienze. Quindi per quello viene utilizzato tantissimo la metafora. Riduzione dell'utilità e dell'incontrollabilità, quindi sempre attraverso appunto la disattivazione dei piloti automatici. Quindi ritorna il criterio della scelta. Non io faccio qualcosa di automatico perché non c'è neanche più uno scopo, lo faccio fino a se stesso, ma disattivare il piloto automatico nella misura in cui faccio qualcosa per evitare intanto una sensazione, ok? E quindi fargli vedere i costi di quell'evitamento. Vi ricordate il pezzo iniziale, l'evitamento esperienziale, il tiro alla fune. Azione sul tema. Nell'ACT si parte subito con l'ingaggiare nella definizione dei valori. Vi ricordo, io non lavoro, nell'ACT non si lavora mai quello che riguarda appunto il discorso del decentramento, il discorso della defusione, se non ho in testa per cosa valore. Quindi deve essere un qualcosa che nella terapia deve andare un po' sempre di pari passo. Io posso permettere alla persona e io insieme ad essa di affrontare, di esporci a un dolore se so per cosa vale la pena, valore. L'ACT è pensato come un modello di lavoro intervenendo su tutti i processi in cui e quindi intervenire su dolorosità e condizionamento non può essere fatto senza portare avanti l'esplorazione dei nuovi valori. E qui ritorna il discorso del tiro alla fune, cioè quanto sei impegnato in quel momento, in quello sforzo immane che ti ha privato di tante cose evidentemente nella tua vita, e come anche ora in quello sforzo che te fai di fatto perdi di vista cose che forse sono importanti. E quindi attraverso la consapevolezza e dolorosità del tema vengono utilizzate appunto anche tecniche di mindfulness rispetto un pochino all'accettazione, però anche qui la distinzione, la differenza tra virgolette con la mindfulness è l'aspetto valoriale. Quindi accettare ma in vista di qualcosa. Cioè, come dire, io non posso, poi ho finito, non voglio ripetere per l'ennesima volta, nell'ACT attraversiamo un dolore sempre e solo per una direzione, non un'accettazione fino a se stessa, un'accettazione in vista di qualcosa che evidentemente vale la pena sopportare perché quella roba è importante per la persona. Ricordate l'esercizio, l'esempio clinico, no? Del ragazzo, la fobia sociale, per fare esempio.
carenza di metacontrollo, riduzione del condizionamento del tema doloroso, in quanto mi posso permettere di accettarlo. Attenzione alla costruzione di nuovi piani più funzionali, esplorazione di scopi diversi alla protezione del tema, da antiscopo a scopo di vita, ok? Quindi da non provare ansia a, ok, se noi provassimo a tollerare un po' più l'ansia, che faresti della tua vita? Scusate se sono molto pragmatico. Definizione di valori, azioni fattibili, e qui ci sono tanti esercizi sui valori. Uno che faccio fare spesso, che mi piace molto, è l'esercizio del compleanno, meno quello dell'epitaffio del funerale, per ovvie ragioni, però viene utilizzato spesso anche quello. Quello del compleanno e del bersaglio lo utilizzo molto, dal mio punto di vista è molto interessante, e di fatto anche lì fa accedere alla persona a quello che è evidentemente delle cose che per lui possono acquisire un valore, ok? E ecco, la cosa della chat. E questo è, ok? Poi, questa è la bibliografia, quindi c'è un altro libro molto bello di Steve Hayes, come si chiama? Non me lo ricordo, ora mi verrà in mente queste domande, e se non mi viene in mente vi mando un WhatsApp alla fine. La mente liberata, bello, bellissimo, e se volete iniziare con qualcosa, se vi può essere utile, fare ACT di Harris, dal mio punto di vista uno dei meglio scritti, sia dal punto di vista del clinico, come esercizi, sia dal punto di vista anche del paziente, per quanto lì mantenga comunque abbastanza un aspetto sull'aspetto teorico importante, mentre invece Trappola della felicità è un libro che va bene per chiunque, sia il paziente che per il clinico. Io ho finito con Snoopy e Charlie Brown, e io ho finito, quindi grazie a loro posso dire di aver finito questo. E ora le slide non penso siano un problema, io non credo, almeno io le do a, penso nel drive, non lo so come funziona, comunque sono a disposizione. Penso anche alla registrazione, come dicevo prima, anche perché è stato registrato, quindi in qualche modo andrà da qualche parte. E allora, io vedo delle chat. Ora io apro il chat, se c'è qualcuno ha voglia di fare delle domande, a me non fa che piacere, sono le 7, quindi qualche minuto lo abbiamo. Ok. Allora, intanto... ciao a tutti, allora io intanto devo capire, allora sono tutti, perché io alcune volte sono private e quindi devo ripetere invece la domanda, quindi non sono tutti per tutti, quindi dovreste leggerlo. Ah, grazie Marilena, grazie Lara, sì, la mente liberata. Allora, aspettate che su quello che è il doc, allora ho letto qualcosa in giro. Penso ci sono delle pubblicazioni, perché è da un po' che l'ACT è soprattutto su alcune aree, sull'asse 1, su alcuni protocolli, e ho letto qualcosa in giro. Sinceramente non me ne sono occupato, perché io sinceramente nell'asse 1 non lo utilizzo, lo utilizzo in quell'altra modalità che vi ho detto finora, quindi non da un punto di vista sintomatico. Ci puoi guardare tranquillamente, perché quando ve l'ho detto avevo letto qualcosa, quindi era... Sicuramente qualcosa c'è. Io ho un po' di dubbi rispetto a questo, perché per me l'ACT nasce per tutt'altro, però viene utilizzato, da quello che ho capito, a buona evidenza riguardo, ma non ne sono, sinceramente non l'ho letto più di tanto, proprio perché volevo portarvi due o tre cose in croce, però che fosse un po' qualcosa su cui potessimo ragionarci un pochino insieme. Ciao Laura, sarà presente con questa informazione? Non ne ho la più pari idea, per me non pare vero, nel senso, a me se c'è possibilità che ci sia un corso di formazione mi farebbe piacere. Valentina ha risposto manuale breve per il trattamento, per il doc, grazie Valentina. E corso di formazione spero di sì, perché dal mio punto di vista ha diverse LACT, spero sia riuscito a passarvelo, ha diverse potenzialità in quello che è la CBT. Quindi da quel punto di vista spero di sì, spero che sia un qualcosa che possa, sicuramente ci saranno dei corsi di formazione, dei workshop, finora sono stati fatti, quindi non ho grossi dubbi rispetto al fatto che possa... Ah, ecco, aspetta che qui, allora, potresti...
Allora, puoi dire il titolo dell'esercizio sui valori? Allora, ciao Francesca, l'esercizio sui valori essenzialmente è l'esercizio del compleanno e l'esercizio sull'epitaffio, lo puoi trovare in rete tranquillamente, però su fare ACT lo trovi, sicuramente quello del compleanno. Grazie Marina, grazie Elena, vorrei capire se vedere l'ACT come modello terapeutico o come tecnica da integrare con altri modelli. Bellissima domanda, allora ti dico dal mio punto di vista. Se, non so che formazione hai te, però se hai una formazione CBT, dal mio punto di vista è assolutamente integrabile, come spero un pochino di essere riuscito un pochino a farvi passare, ok? Quindi all'interno di quello che è il corpus, il paradigma CBT, dal mio punto di vista ha assolutamente senso ed è molto integrabile. Ovviamente ciò che, da cui dobbiamo partire è di riuscire a padroneggiarli, quindi comunque avere in testa un pochino quello che è il modello di riferimento, lo CBT, e a quel punto poterci permettere, tra virgolette, di integrare tecniche o modelli all'interno di quello che è la cornice. Libet, ciao Francesca. Sì, io sulla Libet vi posso spiegare, però rischio di essere un po' caotico rispetto un po' a quello che è la giornata. È un modello di concettualizzazione, essenzialmente, è un modello di accertamento sviluppato da studi cognitivi, in cui fondamentalmente, giusto per darvi due notizie, ha a che vedere proprio con la descrizione della sofferenza psicopatologica all'interno di due assi di riferimento che sono i piani e i temi, sia riguardo i contenuti di essi, quindi il contenuto di come noi ci comportiamo per evitare l'accesso a determinate esperienze dolorose ascrivibili ai temi, sia tutto quell'aspetto un pochino più processuale sugli aspetti di metacredenze rispetto all'importanza di riuscire a mettere in atto quei piani per non accedere a quei temi, no? Quindi sia da un punto di vista contenutistico, quindi molto rispetto a un po' alla CBT, però a tutto quell'aspetto più processuale, coerente un po' con quell'idea di Wealth, se voi volete, un po' sulle metacredenze, su quanto è importante per quella persona mettere in atto quel comportamento, banalmente invento, di perfezionismo, strategia di perfezionismo per non sentirsi, sto inventando, magari inadeguato. Ok? Quindi quello è essenzialmente la Libet, quindi è un modello di concettualizzazione all'interno del quale, soprattutto, vi dicevo, la nostra esperienza a Scuola Cognitiva Firenze ha cercato di inserire quelle che sono delle tecniche e modelli nei vari step dello schema Libet, sia sui piani che sui temi, che la sintomatologia, quello che è, però appunto è un lavoro ancora che stiamo facendo, che l'ACT dal mio punto di vista ha molto, io continuo a dire, spero che vi sia passata un po' questa cosa qua, nel senso che poi vi può piacere o non vi può piacere, a me figuriamoci, sono il primo a essere disponibile a ragionarci insieme, però è un qualcosa che dal mio punto di vista è assolutamente integrabile. Secondo lei, che mi dà delle, chi è? Alice? No, secondo te l'ACT a quale psicopatologia si adatta meglio? Ma essenzialmente, dal mio punto di vista, è un aspetto molto centrale, per esempio, sulle personalità, okay? In cui, come dicevo prima, riuscire a aiutare la persona a rappresentarsi degli scopi di vita più funzionali rispetto a piani di vita che già nella definizione stessa del disturbo sono prevalenti. Pensate al disturbo dipendente, pensate al disturbo narcisistico, pensate al disturbo evitante, cioè già dentro la definizione del disturbo c'è cioè quella che è la loro strategia centrale, e quella strategia in realtà non ha nulla a che vedere con aspetti valoriali, ma aspetti di, se mi permettete la terminologia ACT, di evitamento esperienziale, no? Evitamento, dipendenza, narcisismo, sono tutte strategie che la persona fa per non accedere evidentemente a un dolore, ok? Quindi questo è un aspetto dal mio punto di vista molto centrale. Marilena, cosa consiglio di presentare con questa formazione ACT? Allora, aspetta, allora, Marilena, c'è ACT Italia, c'è ovviamente i workshop soprattutto di studi cognitivi che sono fatti molto bene, c'è Annalisa Oppo, nel senso vengono, sono tutti colleghi che utilizzano l'ACT dal punto di vista clinico e la utilizzano nella formazione, quindi sono, se posso darti un consiglio Marilena inizierei da questi perché sono appunto dei workshop che studi cognitivi pubblicizza continuamente, nel senso quindi è un qualcosa che viene utilizzato spesso, viene
vengono organizzate spesso queste cose qui, sono molto utili, sono fatti molto bene e ti possono dare degli step per dopo, degli input per dopo. Come fare ACT? Marina, ciao. Anche lì, l'ACT per bambini e adolescenti è un mondo meraviglioso, un mondo su cui c'è tantissimo. Io lavorando con adulti non lo conosco, perché poi fai delle scelte all'interno di quello che è un modello, nel senso che viene molto utilizzato, soprattutto negli adolescenti, e in realtà poi non cambia moltissimo per quello che è proprio la struttura. Ovviamente tutto quell'aspetto valoriale, quell'aspetto di obiettivi, dipende ovviamente da che fascia di età stiamo parlando, per capire anche quanto si è rappresentato un po' nella persona quelli che possono essere aspetti valoriali. Chi è? Aiuto, ho perso, aspettate, vado giù. Aspettate, abbiate pazienza. Dunque. È un modello integrabile all'orientamento cognitivista costruttivista? Sì, per me sì, perché poi tutto l'aspetto costruttivista da cui tra l'altro io vengo, perché poi la mia formazione è quella di lorenziniana, nel senso, quindi sì, dal mio punto di vista assolutamente sì. Ovviamente poi è importante poi creare una coerenza in quello che riguarda un po' il tuo strumento clinico, che sia una coerenza che passi anche in quello che riguarda quella terapia, no? Perché poi lavorare sulla seconda ondata, quindi su aspetti più di contenuto, piuttosto che aspetti più di terza ondata, rischio che possa creare caoticità poi nella terapia, nel clinico e nel paziente. Quindi è importante che comunque questo aspetto venga un pochino più definito all'interno di quello che è. Dal mio punto di vista comunque ti rispondo sì, non è un problema. Ovviamente è importante poi capire un po' come questo possa essere fatto, quindi è importante magari capire quegli aspetti valoriali, dal mio punto di vista sono qualcosa che possono andare bene un po', essenzialmente un po' in tutte le psicoterapie, ed è l'aspetto centrale dell'ACT. Magari solo alcuni pezzi uno può prendere, però sì. Dunque, papapero, ciao Elena, ah ok, sì, no, io questi ho letti. Boh, mi sembra di aver letto tutti. Se avete altre domande, dite. Io non so se ci sono altre domande. Aspetta, open. Io non so come si fa qui. Devo fare. Come farà? No, basta. Mi sembra di aver letto tutto. Può essere? Aspettate. No, non vedo altro. Boh, ditemi anche voi. Se ci sono delle domande, a me non fa che piacere, però se. Aspettate, no? Qui non c'è altre cose, quindi io. Ah, ecco. Oh, aspettate, spunta dovunque. Ah, ciao Fede! Ciao, grazie. Allora, non so da dove arrivano le domande. Allora, ok, qui siamo sul Zoom chat. Ok. Silvia, ciao. In quale fase può essere integrata la parte mindfulness? Ma essenzialmente nella parte dell'accettazione, quindi tutta quella parte un pochino che ha a che vedere essenzialmente con l'apertura, con tutto quello che riguarda il contraltare essenzialmente dell'evitamento esperienziale. Ok? Come così? Dunque, chiedevo se potrebbe indicare qualche riferimento bibliografico in lingua italiana su Relation Frame Theory. Allora, il manuale sull'ACT, aspetta, che qui aiuto, io non so più dove sto andando. Vediamo se il manuale sull'ACT è un qualcosa proprio della Molino, della Fella Cortina, non mi ricordo, però è proprio il manuale sull'ACT in cui in italiano, e tutto il discorso sull'RFT viene descritto molto bene. Quindi è un bel manuale, molto complesso, perché è una parte molto forte dal punto di vista di ricerca, però quello potrebbe essere assolutamente utile, te lo consiglio, nel senso. Da iniziare da quello, mi scambia proprio ACT, ed è il manuale proprio azzurro della Raffaello Cortina, mi sembra si chiami, della casa editrice, e lì trovi tantissimi riferimenti rispetto all'RFT in italiano. Ci sono evidenze? No, allora, ciao Sabrina, ci sono evidenze sull'ACT, trattamento sul comportamento alimentare, in che senso si lavora? Anche lì, torno sul discorso sintomatico, no, nel senso che, o almeno.
ti sto parlando come mia esperienza clinica personale, io non lo utilizzo nei disturbi di S1, lo utilizzo come dicevo prima per quello che riguarda un aspetto che va un po' al di là dell'aspetto sintomatico, quindi sull'aspetto sintomatico io utilizzo i protocolli classici, però una volta che si sblocca, che si lavora sull'aspetto di acuzia, data appunto dalla sintomatologia, dallo scompenso, a quel punto l'obiettivo è lavorare poi sull'aspetto più dell'ACT e di integrarlo rispetto un po' essenzialmente a un aspetto valoriale che quando è più sull'asse 1 è abbastanza rappresentato teoricamente dalla persona, in asse 2 come dicevo prima è più difficile. Ciao Raffaella, come è possibile capire se si è arrivati a definire il vero valore per quella persona? Domanda bellissima. Non so cosa intendi per vero valore. Ok, quindi mi verrebbe da dirti intanto che può essere utile intanto quegli esercizi che hanno a che vedere essenzialmente con compleanno piuttosto di altri esercizi esperienziali, che però hanno l'obiettivo magari intanto di andare a esplorare quelli che possono essere alcune aree importanti per quella persona. Sarà il valore vero? Non lo so. Intanto però è interessante, penso sia utile iniziare a esplorare quei valori. A quel punto, se te ci pensi, già cambia rispetto all'assetto terapeutico, cioè già sto iniziando ad andare verso qualcosa, ok? Non lontano da. E quindi essenzialmente, magari quel valore lì, che può essere una persona responsabile, come si diceva prima, qualità, a quel punto lì è una scoperta, nel senso lì è capire, e l'esercizio del compleanno, dal mio punto di vista, ti dà tante indicazioni. Grazie Marilena. La riferì il consiglio di questo libro? Sì, è vero, già, sì, hai ragione. Giovanni Fioriti Editore, io me l'ho riferito anche al discorso del... E di che, Raffaella, figura, grazie a te. E del manualone, ora se qualcuno ha voglia di scriverlo in chat, io non me lo ricordo, che non ce l'ho qui. Comunque è un manuale di un libro azzurro su ACT e lì c'è veramente tutti i riferimenti all'RFT. Lì, mentre quello lì penso di Marilena, io ho letto qualcosa, è più appunto rispetto, parte dall'RFT, quello dell'ACT invece fa riferimenti molto lineari e continuativi all'RFT, ma parte dal modello ACT, quindi insomma essenzialmente è un po' quello. Ciao Ginetto, che figura, grazie a te. Oh, se avete domande io sono qui, nel senso se, spero vi sia, vi abbia più che altro stimolato, vi abbia posto qualche riflessione, qualche curiosità, a me interessava quello, poi non, ovviamente non voleva essere certo in alcun modo esaustivo rispetto al modello. Ciao Monica, grazie a te. Ciao Cristel. Il preposto è sconsigliato vero perché subisce un momento questo potrebbe essere utile. Bah, ciao Valentina, è difficile dirla così, nel senso non ti so rispondere, ma non ti so rispondere per ignoranza o altro, perché qui si dovrebbe andare un pochino all'interno del quadro clinico. Perché no? Nel senso quello che riguarda un po', ciao Ilaria, per quello che riguarda il mobbing, bisognerebbe capire un pochino. Sì, hai ragione Marilena, ACT, serie e prate, eccolo lì, bingo, hai ragione, grazie. Quindi da quel punto di vista non ti direi di no, a prescindere, però dovrebbe essere un qualcosa che va un attimino inquadrato da un punto di vista clinico, così ti dico poco. Ciao Silvia, Angela, grazie a voi. Sì, Francesca, il manuale del terapeuta ACT, hai ragione, non ricordo mai il titolo, comunque è quello. Ciao Patrizia, grazie. Ciao a tutti, io non, boh, ditemi voi, nel senso io... Se avete altri riferimenti, poi non mi ricordo altro, sinceramente. Quindi non, se c'è qualcosa che ha a che vedere un pochino con il coso, con i riferimenti sono questi. Le slide le avrete, penso di sì, io non ho problemi a darle. Ciao Maretta, grazie. Ciao Teresa. E per quello che riguarda la registrazione, sicuramente c'è, nel senso che hanno detto partire la registrazione, quindi a qualche parte va. Boh, io non so che dire. Per me, se ho altri minuti, se avete voglia di fare qualche riflessione, a me fa che piacere, altrimenti vi
Vi lascio e vi ringrazio per esserci stati. Però disegni voi, eh. Bene, Filippo, poi fammi sapere. Ciao Guglielmo, non ho la più pallida idea. Le slide, boh, non lo so, io so che le mando, io poi dove vengono pubblicate non lo so, anche perché quando le pubblico io faccio casino, le pubblico da una parte e dall'altra, quindi le mando alla segreteria e poi decidono loro, quindi non te lo so dire, penso verrà poi detto, non lo so. È utilizzabile anche l'intervento di coppia? Ciao Elena, io non l'ho mai utilizzato, alcune cose sì, però... Torno a dire, su questi aspetti io mi attengo più a quelli che sono magari linee guida e protocolli più utilizzabili all'interno di quello che è l'intervento di coppia. L'aspetto valoriale, torno a dire, è un qualcosa che sicuramente nella coppia comunque ha un senso e un fondamento molto importante, quindi quello sì. Maria Teresa, per me sì, io non so che dirti, io sì, penso di sì, cioè, è stata registrata, quindi dal mio punto di vista sì, non so dirti che devo fare, quindi non, a me mi hanno detto di fare quest'ora e mezzo, io non so altro, quindi ho le slide e la registrazione dovrebbe essere fatta, io poi sicuramente sì. Grazie a te Sara, e voi già fate troppo le felicità, ma bisogna fare action, sono più esercizio, sono appena inizio il percorso di scuola. Bocca al lupo Sara, se hai bisogno fammi sapere. E comunque sì, nel senso fare ACT, spero ti sia piaciuto. Ah, la trappola fissata, spero ti sia piaciuto. E La mente liberata è un altro ottimo libro. E poi fare ACT, dal mio punto di vista, è quello più bello, perché anche da un punto di vista teorico ti dà più informazioni, mentre l'altro è più clinico per pazienti anche. Ma sono pieni di esercizio, ogliate. Sì, sono d'accordo, sono molto fruibili. No, no, fai bene, nel senso che poi magari date un'occhiata anche su State of Mind, nel senso ogni tanto qualcuno scrive qualcosa. Io ho scritto diverse cose, ho scritto Gattuso, ho scritto diversi articoli e diversi colleghi stanno scrivendo qualcosa sull'ACT, quindi magari può essere anche utile quello. Che devo fare qui? Ci sono altre tue lezioni? Io ho iniziato ci saranno altre tue lezioni? Non lo so. ciao Marina, non so che dirti. Boh, se non lo chiedo non lo faccio volentieri. Oggi era un qualcosa che era calendarizzato per questa pratica amatoria, quindi non lo so. Però Trappola della Felicità è un ottimo libro. Consiglio, come diceva a Sara, prima di anche fare ACT, perché ti dà più quel contesto teorico utile per poi fare le esercitazioni, quindi ti dà anche un contesto più clinico. Boh, io non ho altro da dire, quindi se non ci sono domande, io sto scrollando in su e giù e sto a fare mica queste sono domande, ma mi sembra di no, quindi direi che non vorrei poi che ci siano alcuni a cui hanno fatto domande e non ho risposto, mi spiacerebbe, però io qui non vedo altro. Ok, boh. Ah, aspetta, qui. Lorena, la connessione è una cosa per cui probabilmente sono domande. Ti chiedo... Ah, con formazione ACT, ciao Lorena, stessa cosa dicevo prima, sì, scusa per la connessione. No, probabilmente alcuni workshop di studi cognitivi o corsi di perfezionamento li vengono organizzati, quello è già molto utile. Leggi su State of Mind gli articoli, perché ti hanno già diversi riferimenti. Considera che l'ACT ora è molto seguito. All'inizio eravamo in pochi, e quindi ora però i corsi sono diventati tanti, ci sono studi cognitivi. Vai un po' su internet, trovi diverse cose che possono essere interessanti, come ACT Italia, insomma. Ciao Nicoletta, grazie a te. Le slide io spero, non c'entro. Spero vi arrivi poi tutto il materiale. Linda Gori, grazie a te Linda. Ciao Lorena. Boh. Per me ho finito. Ok. Boh.
Allora, non vorrei, riguardo se qualcuno ha fatto domande, ma non mi sembra. Quindi, ok, boh. Quindi, aspetta, una domanda, ok. Io, chat, si illumina. Ah, ciao Nicoletta, figurati, grazie a te. Boh, direi che sono tutte pulite le chat, io ho risposto a tutti. Slide fatte. Ciao Elena, qualunque classe di scuola primaria, Maria Teresa? Boh, mi sono seguito fuori qualche testo per praticare. Ah, guarda, in realtà, come ti hanno detto alcune colleghe, la trappola della felicità dipende poi rispetto a che aspetto specifico dell'arte. Però la trappola della felicità è un libro molto fruibile anche da un punto di vista longitudinale di età, nel senso, quindi va benissimo anche per ragazzi. Bisogna capire un pochino la problematica e lo scopo, essenzialmente è un po' quello. Però è la trappola della felicità tra tutti e forse quello che è più fruibile come esercizi. Però appunto io non mi occupo di... Io mi occupo appunto di adulti, quindi in quello faccio più fatica ad aiutarti. Però sicuramente se sulla trappola della felicità qualcosa trovi. Io ho finito. Bene, che dire, grazie a tutti. State bene, mi raccomando ora più che mai. E niente, buono. Ciao ciao!